nella prima parte della mattinata vi siete sorbiti tante di quelle informazioni tecniche che penso abbiano scoraggiato alcuni, e sono cose che succedono. Non preoccupatevi, se non ricordate niente va benissimo lo stesso. L'importante è che abbiate potuto in qualche maniera seguirmi, perché così potete comprendere come lavoriamo, ecco, tutto lì. Quello che noi interessa, dicevo prima, è l'arrosto, e noi adesso vedremo l'arrosto di questi due testi. Prima Timoteo 3,16 e Colossesi 1,15-20. Danny prima mi diceva, ma Don Renato, che cos'è un inno? È un genere letterario, punto. L'inno è quel genere letterario dove si narra. Non si chiede niente. Non è una lamentazione, non è una richiesta di perdono, non è una supplica. L'inno è una descrizione o di ciò che Dio fa nella creazione o di ciò che Dio fa nella storia. Quindi non è una petizione, ma è una contemplazione dell'agire di Dio. Questo è l'inno. Nel caso nostro non abbiamo il problema del creato, verrà fuori nelle lettere Colossesi qualcosa, ma piuttosto cosa Dio ha fatto nella storia. Dio si è incarnato, è morto, e poi ha un nome che è al di sopra di ogni altro nome, ed è a causa dell'esaltazione. Vediamo questo secondo inno. E ci chiediamo che cos'è la risurrezione per i nostri amici. Nel primo stico noi abbiamo l'incarnazione. Egli fu manifestato in carne umana. La cosa non è così, ma accettiamola perché non è la realtà che ci importa di più. Nel secondo stico abbiamo una specie di riassunto di tutto ciò che lui ha detto e ha fatto. Essere riconosciuti giusti non significa essere riconosciuti come bravi bambini. Gesù era un bravo bambino, non è questo che il testo vuol dire, ma vuol dire che in lui la gente ha potuto riconoscere l'adempimento di tutto ciò che il Padre, di tutto ciò che Dio aveva promesso. Questo significa essere riconosciuto giusto, nello Spirito. Ed ecco infine il testo che a noi interessa. Questo è il testo che a noi interessa. Opse angelois. Tradotto in italiano, fu visto dagli angeli. Certamente la traduzione letterale è perfetta, perché angelois è scritto aggelois, ma la gutturale greca, quando è seguita da un'altra gutturale, diventa n. Per cui questo g, questo gamma, si pronuncia N, angelois, A, N, gamma. Gamma è una gutturale, quando ci sono due gutturali la prima diventa N nella pronuncia. Angelois, angeli. Ora, la parola angelos vuol dire essere celesti, senz'altro, ma non vuol dire solo essere celesti.
Nella lettera di Giacomo, quando Giacomo dice che Giosuè ha mandato gli esploratori nella terra promessa per vedere da chi era abitata, che frutti agricoli avevano, Giacomo chiama questi esploratori di Giosuè, che sono uomini, li chiama angeloi, annunciatori. Io penso che voi ricorderete l'episodio, in questo caso descritto da Luca, in cui i discepoli del Battista vanno da Gesù e gli dicono: sei tu o dobbiamo aspettarne un altro? Questi discepoli di Giovanni Battista che arrivano da Gesù vengono chiamati angeloi. Quindi la parola angelo nel Nuovo Testamento non significa sempre solo ed esclusivamente gli esseri spirituali celesti, ma la parola angelo può indicare anche l'uomo, l'essere umano, che annuncia qualche cosa. Ora, provate ad analizzare questi due stichi. Voi trovate nel primo stico di questa piccola seconda strofa: fu visto dagli angeli e fu annunciato fra le genti. Vi ho messo la E semi nascosta perché c'è nella traduzione italiana e non ci dovrebbe essere, perché qui, se notate, non c'è nessun kai. E poi io ho messo il fu perché nella traduzione italiana non c'è. Mentre invece, se qui notate, la forma verbale è completa. È un medio passivo ben chiaro. Anzi, è un passivo che è medio passivo. Fu visto dagli angeli, fu annunciato fra le genti. Capite che non c'è logica. Fu visto da coloro che lo avrebbero annunciato. E fu cherisso. Questa è la radice. Cherisso vuol dire predicarlo a livello missionario, parlando di lui solo come morto e risorto. Questo è il kerygma. Se noi approfondiamo il concetto di giustificazione, questa è didache. Kerygma è dire: c'è un uomo che è morto ed è risorto. Questo è il kerygma. E allora, di fronte a questo kerygma, capite che è poco saggio tradurre angeli. Fu visto da coloro che lo avrebbero annunciato e fu annunciato fra le genti. Fu visto dagli annunciatori e fu annunciato fra le genti. Qui noi abbiamo in questo frammento innico la chiave per capire un altro concetto di resurrezione, che è un concetto estremamente interessante, perché ofse è il passivo di orao, vedere. E vedere è un'esperienza storica. È l'essere umano che vede. Ci siamo? La risurrezione non è un fatto chiuso nel soprannaturale. È un fatto che noi possiamo sperimentare, non su di noi, su di lui, ma è possibile sperimentarlo perché può essere visto. Gli apostoli, coloro che lo avrebbero annunciato, lo hanno visto, ma non solo loro. Pensate, lungo la storia,
quanti santi lo hanno visto. Quindi non possiamo pensare alla risurrezione come un fatto immaginato, ma come un fatto sperimentato. Non lo trovo più nel sepolcro. Immagino che sia risorto. E chi l'ha detto? Può immaginare che sia stato rubato. Può immaginare di aver sbagliato sepolcro. Può immaginare che lui sia risvegliato e se n'è andato per conto suo. Un sepolcro vuoto può dire tante cose. Chi ha detto che vuol dire una cosa sola? Il vederlo ti obbliga a dire, fra le quattro ipotesi, ce n'è una sola vera. Tenete presente che qui c'è una piccola cattiveria. E loro non avevano fatto studi di neurologia. E neanche di psichiatria. Non dice ofse angelo. Apparve a uno che lo avrebbe predicato. Ma mette il plurale. Voi dite, Don Renato, che misteri sono questi? No, non sono misteri. Nella prima lettera ai Corinti, Paolo dice, abbiamo fatto il mese scorso, che è apparso a Cefa, quindi ai dodici. Fine del credo battesimale, credo storico battesimale. Poi apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. E questo esclude qualunque tipo di autocondizionamento. Quando noi abbiamo un gruppo di persone che dicono «ho visto», non si può partire dal concetto di allucinazione, perché l'allucinazione collettiva non esiste. L'allucinazione individuale sì, ma collettiva no. Ora notate questo plurale è indicativo. Chi sono coloro che lo avrebbero annunciato? Non solo i dodici. Perché voi sapete che gli apostoli non sono solo i dodici. Barnaba è un apostolo, Paolo è un apostolo, Mattia, successore di Giuda, è un apostolo, ma anche, e questo lo ricordate, Andronico e Giunia, lettera ai Romani, capitolo 16. Insigni tra gli apostoli prima di me. Quindi queste persone non sono solo i dodici, ma sono tutti coloro che lo avrebbero annunciato, in questo caso tra i pagani. Essere risorto, dunque, per questa comunità significa sperimentarlo. Lo si può sperimentare. Secondo, questa esperienza non può rimanere chiusa nella persona. La persona lo annuncia. Come lo annuncia? Le forme sono moltissime. Tu lo puoi predicare, ed è una forma di annuncio, ma lo puoi anche testimoniare, ed è un'altra forma di annuncio. Lo puoi testimoniare cambiando stile di vita, andando controcorrente rispetto alla situazione culturale in cui ti trovi, vivendo in maniera diversa da quella che hai vissuto prima, e via di questo passo. Dunque non esiste per questo testo un'esperienza del risorto senza un cambiamento di vita. Non si può credere al risorto senza annunciarlo.
cristianesimo di oggi è mancante qui. Qui è mancante. In tutti i tempi il cristianesimo è stato mancante. Non preoccupatevi, non dobbiamo batterci il petto a dire noi siamo mancanti, gli altri no, erano perfetti. Immaginatevi, Giulio II ha passato molto più tempo a cavallo con l'armatura addosso che non a fare il papa. Ed era un papa. Quindi, questi testi sono testi eterni che ci richiamano continuamente a quello che sono o dovrebbero essere le nostre identità di credenti. Dunque, l'esperienza del risorto porta all'annuncio, e l'annuncio può essere fatto in modo diverso. Passiamo velocemente in questi ultimi 20 minuti a un inno molto più complesso. Colossesi. Questo è veramente qualche cosa che ci impegnerà parecchio. Prima di tutto notiamo che la costruzione dell'inno, se partiamo dal testo greco, os estin eikon prototokos, os estin arche prototokos. Notate che non è a caso questa costruzione. Prima questa espressione seguita da questa parola nel secondo stico. Prima la stessa costruzione seguita dalla stessa parola nel secondo stico. Io qui per onestà dovrei fare così. Cioè ci troviamo di fronte a due grosse strofe. E tutte e due incominciano alla stessa maniera. Os estin prototokos. Os estin prototokos. Egli è primogenito, primogenito. Ci siamo? Bene. Osservate ancora. Riuscite a leggerlo? Hoti en auto. Ci siete ancora? Bene. Poi avete una serie di elenchi, eite, 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 e anche qui avete una serie di elenchi, eite, eite. Tapanta di autu, tapanta eis auton. È un testo tremendamente pensato, non è uscito fuori dal poeta per caso. Questo è un testo che è stato prima scritto e poi pian piano limato ed equilibrato. Quindi non è un testo spontaneo. Questo è un testo studiato. Vi è chiaro? Cosa dice questo testo studiato? Che Gesù è eikon. Immagine, no?